pernicioso e costoso per la società. San Paolo ci invita, nella lettera ai Tessalonicesi, a mantenere il corpo proprio altrui con santità e rispetto. Perché traduco corpo proprio altrui? Perché in realtà il testo greco usa un termine che potremmo considerare generico. Ricettacolo. Mantenete quel ricettacolo che consente al vostro spirito di incarnarsi in un corpo, ma che consente anche al vostro corpo di essere ricettato di un altro corpo, perché nell'amore umano la ricettività è polare, non è solo da parte di uno verso di un altro, del proprio parte, ma è un reciproco accoglierci. Un reciproco accoglierci, dice San Paolo, con santità e rispetto. A questo punto, me immagino, potremmo considerarci spiazzati, perché chi mai potrà raggiungere un ideale così difficile che mette a dura prova il nostro impegno spirituale. San Paolo comunque si affretta ad aggiungere: Dio stesso vi dona il suo Santo Spirito. Cioè, sappiate che per conseguire questo scopo di avere un buon rapporto coniugale tra il vostro spirito e il vostro corpo e un buon rapporto sponsale tra il vostro corpo e il corpo altrui, che non è solo un rapporto genitale, è un rapporto di accoglienza, di amicizia, di condivisione, il buon Dio ci dona il suo Santo Spirito, cioè abbiamo il supporto della grazia. Terminiamo questo nostro esame di coscienza. La ciglia, beh, qui è difficile, lo ammetto, considerare un risvolto positivo in questo vizio, che veramente parla di un atteggiamento debitoso, disimpegnato, inconsistente. È probabile anche che in questa dimensione si nasconda un animo pacificato, pacificante, che vive i propri limiti. In ogni caso, la ciglia è considerata una vera malattia dell'anima, perché spegne il fervore, lo slancio, l'intraprendenza, la fiducia, l'abbandono. Questo era il momento meditativo. Volevo proporre a voi di esame di coscienza. Poi c'è un momento contemplativo, perché me lo concederete, nel grande schema della legge divina si parte dalla parola, la si metabolizza, e noi abbiamo metabolizzato nuove parole che sono scritte a caratteri comunitari nel messaggio biblico come nel messaggio universale, e adesso passiamo alla contemplazione. Poiché contemplare significa avere una visione interiore, finché volete, ma può essere veicolata da un'immagine esteriore, adesso un amico a cui abbiamo dato questa incombenza mi distribuisce il Cristo energizzatore, già fatto, spesso. Allora, voi potete sentire bene, ma i vostri occhi devono posarsi su queste immagini. Questa immagine porta un titolo nuovo, Cristo energizzatore. Direte, ma noi conoscevamo già Cristo redentore, Cristo salvatore, Cristo ricambiatore, Cristo pastoratore. Cos'è questo energizzatore? Lo ricaviamo alla lettera da San Paolo. I testi, e ripeto dal libro, vengo portato a spada. Era un libro che io ho smesso di leggere una quindicina d'anni o solo dopo averlo scritto, quindi ho che l'ho riletto con grande gusto. Bene, a pagina 15 viene citato un testo esemplare di San Paolo. San Paolo poteva cavarsela con una sola parola, dicendo: guardate che con Dio vi mette a parte di quella stessa potenza che ha reso operante in Gesù quando lo ha fatto risorgere dai morti. No, per San Paolo non bastava una sola parola, e allora parla della potenza premettendo iperbolica grandezza, quindi l'iperbolica, cioè oltre ogni possibile modo di dire e di pensare, iperbolica grandezza della potenza di Dio. Bene, questa potenza rende o
operante in Cristo la risurrezione. Questo San Paolo lo dice in termini ancora più insistiti. Questa potenza agisce secondo l'energia della forza del vigore di Dio. Una potenza che agisce secondo l'energia della forza del vigore, e dice che questa potenza che ha consentito a Cristo di vincere la morte opera anche in noi. Non so se mi spiego, cioè in noi opera un'energia straordinaria che San Paolo è nell'imbarazzo quando cerca di descriverla, e chiama raccolta tutti i possibili termini che la lingua greca gli offriva per parlare di questo evento straordinario. Tant'è vero che in Caccia all'Icona viene citata l'espressione energiche editò Cristo, cioè risultò energizzante in Cristo, e risulta energizzante anche in noi che crediamo, cioè se entriamo nella lunghezza d'onda. È chiaro che se uno mi rivolge un complimento o un'offesa in cinese mi lascia completamente indifferente perché non conosco quella lingua. Quindi dire in voi che credete significa dire in voi che avete stabilito un rapporto di comunione, di collegamento con questo dono. È un pensiero che ricorre ancora in San Paolo, io più lo risparmio, se non citando altri due testi. In un testo l'Apostolo dice che la parola di Dio energizza in voi che credete. Quindi noi potremmo chiederci, ma dove attingere questa energia? Chi ce la dà? La parola di Dio. Vabbè, ogni parola è energizzante. Se qualcuno di voi in questo momento stesse sbadigliando, anche la mia parola risulta energizzante in negativo per il farlo dire. Spero invece che sia energizzante dentro di destra. C'è però un'altra fonte di energia. Questa volta la ricaviamo da San Giacomo. San Giacomo, nella sua lettera, capitolo 5, 16, dice che molto rafforza la preghiera. E qui usa un termine che indica la preghiera che nasce dal bisogno, che c'è una preghiera che implica lode a Dio, apertura dell'anima verso il Signore, ma c'è una preghiera che tradisce il nostro bisogno. Beh, questa preghiera che parte dalla condizione di bisogno che caratterizza l'essere umano fallibile e limitato, dice sempre San Giacomo che risulta energizzato. E uso un termine che alle nostre casse orecchie può risultare un po' strano, risulta energumena. Se qui c'è qualche esorcista dirà già, l'energumeno è il posseduto scombinato completamente della sua psiche. No, per sé energumeno è il termine che implica l'incontro tra l'attivo e il passivo. I cibi hanno questa duplice funzione, sono attivi perché impongono di loro statuto, ma passivi perché vengono accolti, vengono ricevuti, recepiti dal mio organismo. Quindi la funzione che accompagna gli alimenti è in parte attiva, devo andare al mercato a comprare, devo cucinare i cibi, e in parte passiva perché ne subisco l'azione. La stessa cosa si dice della preghiera, che è suscitatrice di energia. Non parliamo di Eucaristia perché questo è fin troppo ovvio. E rimaniamo ancora qualche istante, se volete, con lo sguardo rivolto al Cristo energizzatore. Adesso che abbiamo capito quanta energia si sprigiona dalla sua parola, dal suo corpo e dal suo sangue, ovviamente, corpo e sangue, dice la Bibbia, o meglio dice la preghiera della Chiesa, che si rendono operanti nelle nostre viscere. C'era un'antica preghiera liturgica, veniva detta dal sacerdote, in cui chiedeva il tuo corpo, Signore, che io ricevuto, il sangue a cui ho attinto, aderiscono alle mie viscere, perché per la Bibbia il luogo vitale per eccellenza non è la testa, forse neppure il cuore, ma le viscere, dove l'umano e il divino si incontrano, il fisico e lo psichico si incontrano, la materia e lo spirito si incontrano. Abbiamo davanti Cristo energizzatore, pantocrato, come vedete, seduto su un trono regale, è il sacerdote che porta la stola, è il profeta, ha il libro in mano,
e benedicente, la mano di Gesù, non meno che i piedi, notate, si posa sul cosmo, quel cerchio che accoglie le stelle e i pianeti. Ci sono anche gli angeli che fanno da sfondo alla figura del manto crato, ma poi costituiscono uno straordinario anello, perché nella visione classica, universale, potremmo dire, tra il divino e l'umano ci sono degli esseri mediatori, in questo caso sono i nostri santi. La prospettiva dell'icona è inversa, cioè è aperta verso di noi, e da Gesù scaturiscono fasci di luce che qui sono dipinti secondo i colori dell'arcobaleno, cioè la totalità del colore, quindi la totalità della luce che assume diverse sfaccettature e che si proietta su quelli che possono essere definiti i nostri grandi centri vitali. Noi godiamo di un'impalcatura interiore che parte da subito per capo, arriva fino al centro sacro, conciso, il centro basale di cui stiamo facendo esperienza adesso che siamo seduti. Buona parte di questi centri vitali ci sono familiari, la sommità del capo su cui invochiamo la benedizione. Quando facciamo i tre segni introduttivi della proclamazione del Vangelo, noi portiamo sempre la croce sulla fronte, sulla bocca e sul cuore, sono altrettanti centri vitali, il pensare, il comunicare, la bocca è l'organo della comunicazione, la parola, il respiro, il circo, il cuore, è inutile che mi soffermi. Poi abbiamo il plesso solare, il centro della nutrizione prenatale, dove noi accogliamo le fane celesti. Sulle visite non mi soffermo, vi ho già detto l'importanza che rivestono nella stessa liturgia e che comunque sia possono essere scandagliate il nostro mondo interiore attraverso quella fiaccola che il buon Dio ci dona e che è il nostro respiro, nel quale vibra l'alito divino. E infine il centro basale, vi dicevo, lo stiamo sperimentando stando seduti, ed è un centro che specialmente nell'esperienza dei santi registra una particolare attivazione. Non pochi santi verificano la levitazione. Quando vivono un'intensa esperienza spirituale, in qualche modo si dissociano da un legame che li polarizza nella pura materialità e li solleva verso l'anima. A questo punto io concluderei ritornando al tema del combattimento spirituale e chiedendoci se abbiamo armi a portata di mano. Certamente, la prima grande arma vittoriosa è il Padre Nostro, soprattutto l'invocazione finale, visto che dei terribili tre nemici l'ultimo, il più insidioso, è il demonio. Liberaci dal male, liberaci dal maligno. Certo, nei casi più eclatanti andiamo dall'esorcista, ma non dobbiamo dimenticare che il primo esorcismo lo compiamo noi dando vigore e valore alle parole di Gesù. Se San Paolo dice che la parola energizza in noi, energizzerà, ci conferirà energia, anche l'invocazione libera c'è una lì essenziale che venga compiuta nella consapevolezza. Poi c'è un'altra arma, il segno della croce. Trasferiamo in terreno che le virtù del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo nella nostra persona e nella nostra vita. Quindi sovviene l'invocazione di San Francesco d'Assisi, con cui concluderemo. Francesco, tutte le volte che si profilava la presenza del male o la difficoltà, pregava: fuggite parte salvezze, fuggite avversario. Vincite Leo del tribù, ha vinto il leone della tribù di Giuda. E con questo tracciamo il segno della croce, con il quale tra un istante così ci raccogliamo, vi inviterei a concludere questa serata. Ecce lingua crucis, ecco il
vinto da tutti. Ha vinto il leone di Giuda, cioè Cristo. Fuggite avversario. E non dimentichiamo che attraverso il segno della croce noi raggiungiamo le nostre menti, le apriamo ai pensieri divini, raggiungiamo la nostra bocca, che è un centro vitale per eccellenza, la comunicazione, il cibo, la parola, il respiro. Attraverso la bocca interagiamo con l'universo, con la società, con i frutti della terra. Attraverso la parola siamo in comunione. E il cuore. I mistici poi ci insegnano, quando portiamo la mano al cuore e pronunciamo la parola figlio, di sdoppiare questa parola, figlio nel figlio, figli nel figlio. Quel figlio che io nomino Gesù, a quel figlio sono anch'io e lui. Adesso passiamo a qualche domanda, poi la benedizione sarà fatta. Vi ringraziamo Padre Antonio. Prendiamo adesso qualche minuto, diciamo dei minuti, se ci sono alcune domande brevi e concise, così magari anche come le risposte brevi e concise, se qualcuno vuol fare un intervento, una domanda, magari può venire qui, così sarebbe meglio. Niente, sarebbe di combattendo. Pongo io allora una domanda alla signora Mini, innanzitutto, poi naturalmente anche a Padre Antonio. Io ho letto il suo libro e lo consiglio a tutti. E penso che la cosa che si coglie molto bene leggendo questo volume è che in fondo la vita spirituale non è un percorso lineare, è un percorso magari anche di crescita, sempre lineare. E sempre il positivo come vorremmo tutti. In realtà ci sono tanti alti e bassi, tanti momenti diciamo di risalita, ma anche tante cadute. Allora vorrei chiederle come valuta questa dinamica di caduta? Cioè è solo una questione di debolezza umana, c'è una questione di nostra fallacia, oppure c'è una spiegazione più profonda? Penso che qualcosa prima sia stato detto. Però ecco, vorrei magari qualche riflessione ulteriore proprio sull'aspetto della caduta, sull'aspetto della caduta del momento della volta spirituale, del cammino spirituale in generale. Mi viene in mente un'immagine precisa per rispondere con una metafora che in realtà è propria della vita reale ed è quella del bambino che impara a camminare. Quando impara a camminare, il bambino cade e la caduta è necessaria perché nella caduta comprende la sua in questo caso fisicità, no? La sua realtà, comprende la dinamica di relazione tra se stesso e il mondo che lo circonda, impara a rialzarsi e magari si fa anche male, e però impara attraverso il cadere appunto a camminare, a bilanciare sempre meglio se stesso e a crescere verso la realtà che lo accoglie. E anche per questo mi viene ancora in mente è fondamentale l'atteggiamento.
fiducia dell'adulto che sta accanto alla mia padre. Ecco, io la vita spirituale la sento così, la sento come un percorso dentro cui gli ostacoli, che sono ostacoli dovuti ai nostri problemi fisici certamente, e psichici ed emotivi e spirituali, quindi in senso ampio, hanno bisogno di essere sperimentati. Cioè noi possiamo crescere nella vita spirituale solo se sperimenti la difficoltà della vita spirituale e sperimenti cosa dentro di noi si pone anche a ostacolo a questa crescita. È sufficiente questo per comprendere quello che intendo, però il rialzarsi è possibile sempre e ogni volta se prendi quella mano che è lì, che è sempre lì per afferrare la nostra e tirarci su e respingerci e sospingerci. E a volte mi dico anche che queste cadute le mie sono state tante e anche abbastanza, anche nuove e recenti, e servono a entrare ancora di più in questo mondo meraviglioso, perché se nella caduta accetti la fragilità e ti riconosci, come dicevo prima, appunto figlia, figlio, creatura amata, ancora di più si spalanca l'apertura a Dio che ci viene incontro, a Gesù che ci riempie della sua presenza. La grande Teresa diceva: cadendo e rialzando ho imparato a camminare. Dai, loro poi viaggio, se c'è qualcuno che vuole continuare. Ti volevo fare una domanda che lui conosce, che non è più conosce, però mi dà le mie, no? Si resti con le sì. Tra noi che siamo di qua e voi che siete di lì, no? Io ho come un'impressione che ci sia come, non una divisione, ma come dei professionisti da una parte del suo combattimento spirituale e dei ricercatori o dilettanti da questa parte. Questa divisione può avere un senso, cioè c'è una sorta di gerarchia, per esempio le vostre tre figure, una rappresenta un vissuto molto duro, molto, molto toccante della signora, no? Alessandro, che conosco bene, è un teologo molto sottile, laico, lei è un teologo molto affinato, fanudato anche un po', molto molto preparato. Siete tre figure che vedo come tre professionisti in questo argomento di questa sera, che è il combattimento spirituale, questa lotta, no? Quindi mi sembra che voi siate un po' dei professionisti, oltre che lei come religioso che lo fa un po' anche per professione, se posso dire, di combattere. Noi come dobbiamo vederci i nostri confronti? Un po' intimoriti, non c'è questa divisione che vedo io, dovete essere uno stimolo per noi, ognuno fa un suo percorso. Non so se è chiaro, credo che noi abbiamo messo a parte di un aspetto che ci coinvolge tutti, prima persona, noi che abbiamo offerto qualche lume e voi tutti che avete rivisto rinascere nelle profondità del cuore questa esigenza di essere delle persone bene armate. Siamo in un momento di vera crisi e quindi il combattimento spirituale è di rigore, è un tema di attualità straordinaria. Non possiamo vivere nel retrovirus,
sperando che altri combattano a nome nostro e risultino vittoriosi. Per esempio, i nomi, finisco, per esempio, i nomi vizi che lei ha citato, no? Se penso che per lei dire, evitarli sia abbastanza facilitato, per lei. La sua linea,
dentro la quale scoprire il cammino virtuoso che fa bene innanzitutto a noi stessi. Io chiedo. Prego. Due domande veloci al volo. Prego. No, io volevo fare una piccola. Forse parlo così. Ho capito bene quel signore, perché io 40 anni fa, perché sono molto vecchia anch'io, ero come lui. E poi invece ho incontrato padre Antonio Gentili, che conosco da una vita. E anch'io resistevo, perché anch'io, come dire, pensavo che tutto sommato, insomma, avevo così un po' di vizio, ma insomma tutto sommato avevo poi così, messa poi così male. E poi invece, penso che sia stata una grazia, davvero, adesso a distanza di tempo non posso riconoscere bene, proprio attraverso questi incontri con padre Antonio, che poi mi ha avviato alla preghiera profonda, che è poi in fondo questo, come dire, entrare nel profondo di se stessi, dove si incontra Dio anche, e si conosce anche meglio se stessi, proprio alla luce di Dio. Io a poco a poco la mia vita è cambiata e è successo quello che dice padre Antonio, cioè effettivamente la mia vita mano a mano che mi avvicinavo al Signore e che lui mi aiutava a liberarmi, e la mia vita è diventata sempre più felice, per cui effettivamente il percorso di purificazione è anche un percorso di gioia, è un percorso che credo faccia scoprire nel concreto quelle beatitudini di cui parla il Vangelo, non per niente Gesù, parlando di quelle virtù, le ha chiamate beatitudini. Fatto poi a Mimi, la conosco anche lei da tanti anni, ho seguito anche il nascere, ho visto proprio, ho conosciuto Mimi quando incominciava questo percorso di rinascita. Devo dire che veramente c'è da ringraziare il Signore. Io Mimi ti ringrazio molto per quello che hai detto questa sera. Io, nonostante ti conosca, mi sono ricommossa di nuovo e mi sono venute le lacrime agli occhi, perché veramente ho visto e ho seguito il suo cammino di sofferenza, ma anche veramente di rinascita davvero, che può essere davvero testimonianza per tante persone. Ecco, io credo che però il senso del combattimento sia proprio questo, puntare al meglio che possiamo avere per stare bene su questa terra. E questo vale certamente, sommamente, a livello spirituale, cioè nel nostro benessere psichico di vita, ma vale anche a livello fisico, ovviamente, cioè gli stravizi fanno male. Posso? Lo faccio da qua, faccio da qua, alzo la voce. No, no, perché poi mi ha registrato meglio. Ci sarebbe qualcun altro poi che deve chiedere un qualche sottotitolo. Lei, per favore, allora se viene qui, così magari vi assomigliamo un po'. Sì. Ecco, io trovo che adesso, in questo periodo, e soprattutto storico, il combattimento spirituale lo dobbiamo vivere nei confronti della fede, cioè mantenere la fede, perché si fa fatica adesso a mantenere la fede, tanti si stanno allontanando perché non c'è più una direzione chiara, perché anche nella Chiesa sappiamo che la Chiesa è in crisi, non si fa che non sia stata camminare a casa, no? Chi non vede che la Chiesa è in crisi, insomma, dice che non c'è più. Allora, nei confronti della fede, perché io credo che se uno ha la chiarezza di quello che è la nostra fede, di chi è Gesù Cristo, cioè la conoscenza della verità, questo ci aiuta anche a dire la verità. Perché succedono tutte queste cose, vi dico io poi, insomma, chiedo la parte di questa verità. Perché anche questo sbandamento, questo rassismo, anche nel campo della sessualità, non si dà per scontato, insomma un po', vabbè, allora, perché quando si perde di vista quello che è veramente Gesù, quello che è veramente la fede, la bellezza della fede, chi me la fa fare di essere caro? Ecco, cioè, voglio dire che nel combattimento adesso che provo in me stessa è per vedere profondamente nella sua interezza, nella sua bellezza, nella sua fede. Per concludere, intanto ringrazio ancora i nostri illustri oratori, la
signora Vivi Gualteroni, padre Antonio Gentili, ringrazio voi per la presenza. Volevo leggervi solo le ultime righe del testamento spirituale di Bernadette per concludere e poi la benedizione finale. E, tra l'altro, Santa Bernadette è stata commemorata pochi giorni fa, il 16 aprile, e credo che in queste poche righe, conclusive appunto del suo testamento, ci sia in estrema sintesi il vero atteggiamento di colui che vive il combattimento. Scrive Santa Bernadette: per quest'anima che mi avete data, per il deserto dell'eredità interiore, per la vostra notte e per i vostri balenini, per i vostri silenzi e i vostri fulmini, per tutto, per voi assente e per voi presente. Grazie, Signore Gesù. E concludiamo. Vogliamo la benedizione del Signore. Vorrei sottolineare che la forma di cui ci serviamo comincia con un nel, che indica modo l'uomo, quindi quando noi invochiamo la benedizione del Signore compiamo uno slancio, ci consegniamo nelle mani divine, c'è un desiderio di proiettare la nostra vita in Dio. Quando diciamo nome, basterebbe rispolverare l'intero salterio per capire quanta importanza riveste il nome di Dio, la sua presenza, le sue caratteristiche, i suoi doni. Doni che poi si configurano ancora meglio in riferimento al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Non dimentichiamo che invochiamo i nostri amici a cui ci consegniamo, desideriamo essere accolti nel loro abbraccio, facendolo accompagnare da un gesto che è il segno della croce. Il segno della croce ci ricorda che tutti i doni divini sono mediati dal dono che Cristo ha fatto di sé, ha consumato nel supremo gesto d'amore sulla croce, e nel contempo, portando la mano alla croce, al petto e alle spalle, è l'intera nostra persona che entra nell'abbraccio divino. Sono tre corde che noi accordiamo: la corda del pensare, la corda del sentire, del cuore, e anche la corda del corpo, quando, portando la mano alle spalle, noi ci accogliamo in un abbraccio. Con questo spirito, sulla nostra giornata, sulle fatiche che non ci avranno risparmiato, sulle gioie che suppongo avranno seminato dopo il cammino, su tutte le persone che ci sono care, sulla notte che ci sta dinanzi, invochiamo la benedizione di Dio onnipotente, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sotto lo sguardo della Vergine Maria e con la protezione dei nostri santi angeli custodi, andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Auguriamoci di essere sempre vittoriosi dove ci siamo fatti.